Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi di quelli che saranno i progetti per questo canale, questa stagione che sta per iniziare. Ormai siamo a settembre, sta per iniziare la normale routine che riguarda tutti quanti noi e quindi ho in mente di modificare un pochettino il canale rispetto a quella che è stata la programmazione negli ultimi 2 anni. Intanto finora è stato prevalente, diciamo, Castle Clash, ma come avrete notato nell'ultimo periodo sto puntando anche l'attenzione su altri giochi. I motivi sono diversi, cioè da una parte Castle Clash, che diciamo ha smesso un po' di darmi qualcosa che prima mi dava, sia a livello di divertimento che a livello proprio di aspettative future, quindi diciamo gli ho riservato una parte più piccola. Non sarà più il gioco di punta del canale, ma sarà uno dei giochi che tratterò sul canale. Ci saranno sempre video aggiornamento, quando ci sarà un qualche aggiornamento che riguarda il mio account lo porterò, se avrò idee, formazioni, qualche consiglio per eroi lo porterò sicuramente, ma di certo i video saranno meno, anche perché logicamente dopo più di 350-400 video di Caster Clash gli argomenti di cui parlare mi troverei a essere anche ripetitivo, quindi molti video già li ho fatti. Di nuovi giochi che porterò sul canale, come avrete notato, c'è Rainbow Six che mi piace tantissimo. Ci ho iniziato a giocare da poco, quindi mi sto buttando in un meta di 2 anni di gioco e non è facile entrare in sintonia con chi ci gioca già da tanto, quindi sto facendo un sacco di partite, colgo ogni istante della giornata per farmi una partita a Rainbow Six, accumulare esperienza, e devo dire che già ieri ho guardato un po' di video, mi sono messo a giocare con un po' più di attenzione e i risultati sono stati davvero notevoli. Abbiamo vinto anche una partita in 4, ragazzi, io da solo contro 3 sul 4-4, quindi è stato qualcosa di pazzesco, e inizio a giocare bene anche lì, quindi spero di potervi portare un contenuto serio anche su Rainbow Six, e ci saranno anche su questo gioco moltissime live, nonostante le live mi tolgono un po' di connessione. Poi ci sarà anche Clash of Clans. Perché porto Clash of Clans? Perché è un po' come un ricominciare un altro gioco come Castle Clash, diverso, che ho visto che comunque piace a molti, e quindi lo porto davvero volentieri con video di gameplay, magari consigli per qualche, non lo so, formazione con cui mi trovo bene, qualche replay di attacco fatto in qualche determinato modo, insomma qualunque cosa mi capiti di cui voglia fare un video lo farò sicuramente su Clash of Clans. Poi volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare tutti, e mi fa molto piacere, siamo arrivati a 3000 iscritti su questo canale, abbiamo superati da poco, quindi vi ringrazio davvero tutti quanti per la fiducia che mi date iscrivendovi a questo canale, e cercherò di portare sempre più video e sempre anche un po' più di me stesso su questo canale, magari non solo con dei video di gameplay, ma anche per esempio con qualche vlog, qualche opinione su discorsi di attualità, di realtà, di qualche evento che succede e cose del genere. Voglio un po' più personalizzare il canale, ma comunque rimanendo con tanti gameplay, soprattutto di Rainbow Six e soprattutto con Castle Clash e Clash of Clans. Poi certo ci saranno anche altri giochi che porterò secondariamente, come magari Paladins, come Clash Royale, ma saranno comunque più rari. Non so se porterò anche il nuovo Call of Duty World at War 2 che sta per uscire. Questa è una cosa che valuterò se prenderò o meno, in quanto anche Call of Duty, nonostante i miei test che ho fatto nell'ultimo anno, ogni tanto ho fatto anche un video di code, nonostante è uno dei giochi che mi riesca meglio, vedo che a voi davvero non vi piace e comunque non piace a molti, quindi se devo fare un video e mi ci devo impegnare, devo lavorarci su, vorrei che almeno da quelli che mi seguono fosse apprezzato, fosse visto, per non aver fatto, diciamo, un lavoro invano. Anche perché di tutti quanti i giochi che finora vi ho portato, l'unico davvero che ho trovato un riscontro positivo è stato appunto Rainbow Six. Dopo i video di Rainbow Six mi avete chiesto di farne altri ed è stato il primo gioco che effettivamente, diverso da Castle Clash, portato sul canale, di cui ho trovato veramente un riscontro positivo anche tra gli iscritti e non solo tra quelli magari che trovano il video e si iscrivono come nuovi iscritti proprio per quel gioco. E questo mi fa molto piacere perché Rainbow Six è davvero un gioco molto tattico, competitivo e bello, e quindi lo porterò stravolentierissimo su questo canale in maniera molto attiva. Ci sarà anche una simpatica, spero, serie con Onnige, oltre a quelle normali di retro game, anche una serie retro game speciale. Ho pensato di fare una serie di giochi con Onnige che abbiamo fatto praticamente quando eravamo piccoli, quindi a tutti i giochi in cui giocavamo in multiplayer, rifarci una partita, un solo video per ogni gioco, per rivivere un po' le emozioni di quando eravamo piccoli e giocavamo sempre insieme, perché ci sta soltanto, diciamo, un anno tra noi due, poco più di un anno, e quindi siamo cresciuti insieme, abbiamo videogiocato a tutti i giochi dove era possibile multiplayer, mentre in single player facevamo a botte per chi dovesse giocare. Ricordo veramente, ragazzi, le mazzate, siamo tre fratelli, quando è uscito GTA San Andreas, le botte ci uscivano per
chi doveva giocare. Quindi spero che anche questi tipi di video un po' diversi vi piacciono. Direi che per questo video è tutto, vi ho lasciato con una bella partitella COD che ho fatto oggi prima di mangiare, proprio per registrare poi questo video. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, un commento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.